Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: non è certamente un gran momento per la splendida Mara Venier. Ora il suo cuore piange ancora e sanguina. Ha dovuto rinunciare pure all'anniversario. Il racconto dei fatti. È stata una stagione TV di grandissimo successo per Mara Venier. Il suo Domenica In è stato molto seguito, sebbene non sempre sia riuscita a sbaragliare a livello di share Verissimo. Infatti, il rotocalco di Canale 5, condotto dalla splendida Silvia Toffanin, è un osso duro da sormontare per chiunque. Mara Venier ha ospitato nel suo salotto tantissimi ospiti e cari amici, che ci hanno regalato in certi casi grandi esclusive, nonché chiacchierate a cuore aperto a non finire. C'è stato tanto spazio per il divertimento, ma anche per l'approfondimento, così come per momenti decisamente strappalacrime. L'ultima puntata di stagione è stata molto dura per lei. Difatti era appena morto il suo adorato genero. Stiamo parlando del marito dell'amatissima figlia Elisabetta Ferracini, ovvero il dirigente Rai Pierfrancesco Forleo. A lui Mara ha rivolto un sentito messaggio di ricordo. Successivamente, quando ha intervistato Mauro Coruzzi in Arte Platinette, che ha parlato della riabilitazione, in seguito alla sua malattia, lei si è commossa. Mara Venier. Anniversario assai amaro per lei. Le lacrime hanno iniziato a farsi strada e, a quel punto, l'amico si è avvicinato a lei e i due si sono stretti in un dolce abbraccio. Mara tornerà a partire dal mese di settembre 2023 a farci compagnia con il suo contenitore domenicale, come ha annunciato già lei stessa. Inoltre non ha affatto intenzione di cambiare team lavorativo, dato che si trova eccellentemente con esso. In questi giorni, si sta godendo un meritato periodo di relax in compagnia dei suoi cari e degli amici. Tuttavia non ha potuto festeggiare come si deve il suo anniversario di matrimonio assieme al marito Nicola Carraro. Un nube ha offuscato il loro amore e i loro cuori hanno iniziato a sanguinare. Non c'era spazio per i festeggiamenti. Lo ha svelato la stessa Venier sui social. Lo scatto che commuove. È venuto a mancare il dirigente Rai, nonché loro carissimo amico di una vita, Gian Piero Raveggi. Soltanto la settimana prima aveva fatto loro visita a casa. Avevano trascorso dei bellissimi momenti insieme, raccontandosi tante cose, come ha rivelato la stessa Mara. Per ricordarlo ha pubblicato un vecchio scatto che la raffigura in vacanza in compagnia del compianto defunto e del marito. In ogni caso ha voluto ricordare il giorno delle loro nozze con un post di auguri e con la pubblicazione del video del momento del sì, è avvenuto con rito civile. Nicola non è solo il suo grande amore, ma anche la sua roccia alla quale aggrapparsi nei momenti più difficili. Un uomo forte, ma anche ironico che la aiuta a sorridere nonostante i momenti duri che si ritrova talora a vivere. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.